Nelle meraviglia, oggi video artistico, creativo, creativo come me. Praticamente vi ho chiesto su Instagram, non mi segui, vammi a seguire. No, davvero, vammi a seguire. Vi ho pubblicato il box delle domande scrivendo: ragazzi, ditemi delle cose da disegnare. Mi avete fatto richieste assurde che non starò neanche qua a ripetere perché voi siete pazzi. Adesso le andrò a disegnare, darò vita ai vostri pensieri. Voi avete pensato una cosa e adesso la vedrete materializzata. Spero venga un video simpatico e carino. Per disegnare utilizzerò il mio iPad. Poi volevo dirvi che praticamente qualcuno mi aveva scritto di disegnare un alieno in drag. Io tipo ieri stavo così a guardare una serie TV a caso e intanto stavo a disegnare, mi sono ritrovata a disegnare un alieno in drag. Ho detto no, ma era per il video, perché l'ho disegnato adesso? E quindi vabbè, ve lo metto qua. Questa era la prima richiesta, ovvero un alieno in drag. Questo è il primo disegno. Scusate, non vi ho fatto vedere come lo facevo, ma proprio senza accorgermene l'avevo fatto. Io tipo, oddio, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Io direi di iniziare con culo cane. Mi metto gli occhiali perché sennò non vedo niente. Ok, un culo cane, come può essere interpretato? Nel senso, è un cane con un culo enorme? Cioè, non lo so, forse così. Allora, aspettate, queste sono le orecchie. Una cosa del genere. Ok, sì, ce l'ho. Ho dovuto anche scartarne parecchie di queste cose. Siete veramente indecenti, ragazzi. Ma voi siete matti. Sì. Che queste orecchie mi fanno schifo. Fanculo le orecchie da cane. Facciamole tipo così. Così è un po' più un culo gatto. Però vabbè, dai. Cane, gatto. Ormai non c'è più distinzione, raga. Già sembra più un cane. Se io vedessi un cane così, direi solo: come si chiama questo doggo? Per il colore andrei su un marroncino chiaro, tipico dei cani. Cioè, non lo so, è proprio un colore da cane semplice. Sei un sempliciotto, teso. Ma io sono un bravo cane, mami. Non lo metto in dubbio, fido. Però... ma gliela vogliamo dare un'anima, tipo due occhietti da cane. Così sembra un po' più una mucca, sinceramente. Però vabbè, dai, ci sta. Mettiamolo in un bel praticello. Oh, che carino questo culo cane o cane culo. Com'è che si chiamava? Non mi ricordo. E questo è il cane culo Alaska. Non ho detto metti il tuo culo. Sì, ecco, è una creazione molto particolare. Viene dal cuore di questo ragazzo che me l'ha scritto, ragazza. E secondo me fa bau bau. Solo perché ha la faccia come il culo, non è inferiore agli altri doggo. Poi, che altro mi avete scritto, boys? Un anziano signore con il corpo da papera. Sfida accettata. Da dove iniziamo questa volta, guys? Io direi dalla faccia dell'anziano signore. Allora, vediamo le proporzioni. Diciamo la testa così. No, perché a volte magari disegno che sto zoomata così, quindi mi sembra che occupa tutto il foglio. Poi torno indietro ed è tipo piccolo così. Tipo, ma che palle. Direi di partire da degli occhialoni. E alla fine gli anziani non sono così difficili a disegnare. Dovete solo pensare: io come sarò da vecchio? E penso che alla fine ognuno di noi può imparare a capire come si sentirà e chi sarà una volta diventato così. Un po' di dentiera ci sta sempre, ragazzi. Facciamogli questa bella bocca. Un mento pronunciato. Un lobo che dici, ma dove va quel lobo? E ora mi direte: Livia, non sono così gli anziani. Lo so, dai ragazzi, sto un po' così, no? Mi sto divertendo, sto dando sfogo alla mia creatività cazzeggiante. La piazzetta c'è, diciamocelo, purtroppo c'è. E il corpo d'anatra potrebbe essere così. I piatti di un'anatra le riconoscete perché sono molto piatti. Oh, ma che carino, ma che cucciolino! I piedi d'anatra sono piatti. Ma perché sto continuando a dire questa stronzata? Cioè, è vero, però. Io farò un'anatra rosa, va bene? Oh, qualcuno ha qualcosa da obiettare? No, perché io le anatre le voglio rosa. Le anatre rose sono molto meglio delle anatre verdi, rose, che ho detto, vabbè. Mantengo il classico con le zampe arancioni. Mi fanno cagare, ma per voi tradizionalisti lo faccio. Le gengive, mi raccomando, ragazzi, le gengive. Volete farlo rimanere senza gengivone? Il vostro
vostro anatron. Anastron. No. Ragazzi, perché dovete dirgli che è uno stronzo? Cioè, ok, forse lo è, ma non siete simpatici. Io sto a fare un po' le cose così a caso, ragazzi. Io dico, non state qua a cercare il pelo nell'uovo. Qua hai sbagliato quello. Io non si fanno così le narici. Scusate, mi sto concentrando e lo sapete che quando mi concentro perdo totalmente le staffe. Ci siamo quasi, ragazzi. Io gli avrei un po' di peli. Che non è quel zampone, non è quel zampone, o quello, è un... No, raga, non dite quella parola che stavate per dire. Ora lo mettiamo in un bellissimo stagno dei sogni. Eccolo, il nonno dello stagno. È stupendo questo signore che si ritrova in un corpo così. Non dite che è un brutto anatroccolo, dite solo che è un anatroccolo stupendo. Stupendo. Questa è interessante. Una ragazza che usa i propri capelli come vestito. Una girls, diciamo così. Non lo so, mi sembra più un serpente. Questo è impegnativo. Io mi trovo a fare questi disegni e poi mi ci impegno proprio, capite? Quindi rosico se non mi vengono come voglio, solo che sono una perfezionista e quindi ci sto 2 ore. Almeno viene una cosa carina. Qua un po' così. Comunque un vestito deve essere portabile alla moda. O sbaglio, ragazzi? Cioè, se voi volete vestirvi di stracci, ma questa ragazza vuole essere indubbiamente alla moda. Cioè, comunque si chiamano capelli, che sta per belli, non per brutti. Le mani, cioè, non le so mai fare, ragazzi, quindi mi ritrovo sempre così a dover improvvisare e a fare cose veramente oscene. Quindi per favore non guardiamo le mani. Questa signora la vedo sempre più vestita, ragazzi, non so voi, diamole un po' di color. Forse questa girl però dovrebbe coprirsi leggermente, cioè più che altro perché sennò prende freddo. I capelli io direi ovviamente rosa, perché i capelli rosa sono i capelli migliori. Alla fine mi sembra una brava ragazza. Non dico casa e chiesa, quello non so se mi azzarderei a dirlo. È inutile che continuate a guardarla così, tipo: ehi, ma dove vai vestita così, vestita di nudo? Questo è il suo stile, ragazzi. Oddio, come lo faccio questo coso? Insomma, volevo dargli un po' di movimento. Teso, che c'è? Il prossimo faccio un disegno di Alaska, perché mi avete richiesto un sacco di Alaska. Un botto di fai Alaska così, fai Alaska così, poi la farò. Prendetela molto easy, non è che sto facendo la mia opera d'arte migliore. Ecco, possiamo notare questo sfondo che sto facendo, decisamente no, però... E voilà! Questa è la ragazza che si copre, che è vestita solo di capelli, com'era? La ragazza che usa i capelli come è vestito. Io direi top. Uno, vorrei avere dei capelli così. Due, vorrei avere un vestito così. Adesso facciamo Alaska che si fa la ceretta. Questo mi intriga parecchio. Mi sento sinceramente intrigata, non so cosa mi potrebbe uscire fuori. Pure creativo, se questa è Alaska, tipo così. Sì, una roba del genere. Facciamola meglio, però. Così però sembra che si è fatta male. Accantono quest'idea, allora farò così. Chi dice che si deve fare la ceretta alle gambe?
sembra solo che è una sella. No, allora, devo farlo, devo riuscirci. No, come si... Oddio, raga, sto impazzendo per fare questo video. Sì, questo video. Questo disegno. Ok, forse ci sono. Mi piace, penso sia l'idea vincente. Che c'è, Laschi? Ti sto disegnando. Non ti piace il disegno? Oddio, non sembra neanche un gatto. Vabbè, sentite, noi lo sappiamo che è un gatto. Vero, la schino tesorino? Raga, veramente mi ci sto impegnando troppo in questi disegni. No! I cosi della ceretta di solito sono azzurrini. Faccio il cushion rosetton. Sì. Un po' sporchina, piccola la schiena. Che carina. Pure le zampe. Come se l'avessero un po' intinta. Che carina. E la coda grigia, grigia, grigia col puntino bianco. Raga, sono ossessionata dal mio gatto, sì. Oh. Che carina la schiena che si fa la ceretta! Troppo carina questa gattina, ragazzi. Che dobbiamo fare? E questo è. Infine abbiamo un uomo peloso in accappatoio ma con stile. Oh sì. Questo, guardate, mi sento proprio curiosa, curiosa. Se prima ero ispirata. Vorrei tipo una cosa così. Ok, non so perché gli abbia messo dei tacchi, ma concedetemelo, concedetemelo. Per essere sexy, secondo me un bel paio di gambe non ce le toglie nessuno, ecco, cioè io lo dico. Lo sapete come ragiono, sapete qual è il mio stile, un bel par di gambe. Si è appena dato una rinfrescata, sta andando nel suo salotto tranquillamente. Mi ci sto concentrando forse un po' troppo su quest'uomo, però i tacchi dovevano essere perfetti. Diamo una vita a questo boy, a questo fusto. E dopo lo impeliamo, ragazzi. Stiamo calmi, non scrivetemi nei commenti. Lilli, guarda, quello non è abbastanza peloso. Ragazzi, un attimo, per favore, vedete, sto colorando le maniche. Molti di voi mi scriveranno: Lilli, guarda che questo è una vestaglia, non un accappatoio. Io vi dico, ragazzi, guardate bene, c'è il cappuccio. E lo sanno tutti che nelle vestaglie non c'è il cappuccio, ma nell'accappatoio sì. Le scarpe le voglio rosse lucide. Questi tacchi forse mi hanno affascinata troppo, non so. Ma la cosa che direte voi: Lilli, ma quanto è depilato quest'uomo? Io non ho mai visto un uomo così depilato. Io non ho mai visto un uomo così depilato in vita mia. Adesso lo impeliamo. Oh sì, un bel po' di peli. Erbaffetto, secondo me ci sta.
testa, fa carattere, eppure la barba ovviamente. Stiamo parlando di un uomo appunto barbuto. Sulle gambe io, ragazzi, ce li faccio proprio i peli, perché ok essere scosciati e tutto, ma lui è comunque un uomo vero, cioè lui è rude, lui dice io a Ciretta ma faccio zio ma faccio. Deve ancora capire bene come depilarsi, quindi nel dubbio non fa niente, rimane così. A peli direi che ci siamo. Mi ci sono impegnata così tanto che mi ci sono affezionata. Mi immagino che esco da questa stanza e lo becco nel corridoio vestito così, dopo che si è fatto la doccia. Goccette che vogliono dire doccette. Beh, che dire ragazzi, forse lui è il mio preferito, lo ammetto. No, vabbè, mi piacciono tutti quelli che ho fatto. Alcuni mi sono venuti meglio, alcuni no, quelli del vecchio potevo fare uno sfondo un po' più carino. Mi sono divertita, mi sono sbizzarrita. Fatemi sapere qual è stato il vostro preferito, quale vi è piaciuto di più, se vi è piaciuto questo video. Ci ho messo un bel po' a fare questi, cioè non un bel po', però comunque almeno 10 minuti l'uno e ne ho fatti 5, quindi calcolate. Però magari la prossima volta potrei farlo un po' più libero, che magari ne faccio di più, però li disegno più a caso, più in velocità, tipo proprio sketch. Sono venute fuori cose molto carine, solo grazie a voi che me le avete suggerite su Instagram. Grazie mille ragazzi. E quindi niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao.